Potevo esimermi dal fare una lista di tutti quanti i migliori giocatori che hanno militato nella Raymond e nell'Inazuma Japan? Sì, potevo, ma no, non lo farò. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video e nuovo appuntamento con Tier Maker con 3 anni di ritardo. Oggi tier list sulla Raymond, la seconda Raymond e l'Inazuma Japan. Ben 3 squadre. Ora, non ci sono tutti i personaggi necessari a comporre la lista, ma me la aggiustrerò al meglio che posso. Dunque, cominciamo con il capitano Mark Evans, Endo Mamoru. Che dire di Mark? Mark è un portiere eccezionale e c'è appunto la classifica eccezionale che rinominerò. Comunque, eccezionale, lo metto in eccezionale perché ha tirato sempre la squadra. C'è chi può dire egoista, ma è proprio il suo egoismo che ha portato la Raymond e l'Inazuma Japan alla vittoria. Non è il miglior capitano, ma gli si deve riconoscere. Kevin Dragonfly, se non sbaglio, è Someoka Ryugo lui. Lui l'ho usato tantissimo, fin troppo in Inazuma Eleven 3, e mi è piaciuto tantissimo come personaggio. Lo metto in leggendario perché per me è stato uno dei migliori giocatori di sempre. Uno dei più forti, davvero. È sempre stato nella squadra tranne nel 2, però comunque sia per me è leggendario. Ovviamente la tier list è sempre soggettiva, sia ben chiaro. Passiamo poi a Handa Shinichi. Ancora mi ricordo i nomi giapponesi. Personaggio che da giocatore non mi ha mai detto nulla, ma come amichevoli su Galaxy, fin troppo ok. Buff, bah, proprio bah. Ho anche rinominato tutta quanta la lista, quindi stiamo bene così. Jack Wallside, Kabeyama, lo mettiamo in figo. Lui con diga di roccia. La bestia, lo amo. Io lui con diga di roccia lo amo. Non posso fare, non posso non metterlo nella lista. Lui c'è per forza. Kurimatsu Tepe. Allora, Todd Ironside. Ci sta. Ci sta Todd Ironside, dai. Che poi sono tutti quanti di Inazuma Eleven 2 questi. Allora, a te che sei Timmy Saunders. Timmy Saunders lo metto in ci sta. Va bene, c'è, ok. Sam Kincaid. Bah. Volendo, volendo. Ora, lui, l'unico, il migliore di tutti che ha sempre aiutato Mark. Lui, bello come il sole, lui merita di stare in leggendario. È l'unico che si merita veramente il titolo di leggendario in questa banda di 4 scansafatiche. Lui, l'unico. Max. Max è un buon giocatore. Jim, volendo. William. Glass. Ora la tier list risulta adatta. Axel, come puoi solo pensare che io non ti metto nel leggendario? Axel, Azelio Fiamma, ma come puoi pensare che non ti metto nel leggendario? Bobby, tu è pure troppo in alto per te, però. Oh, signori, signori. Jude Sharp, eccezionale! Eric Eagle. Figo. Eric Eagle come figo ci sta. E questa è la prima Raymond. Ora passiamo ai giocatori che si sono uniti nella seconda Raymond. Abbiamo Victoria. Beh, va bene. Buona in difesa, la torre inespugnabile, ok. Quando poi si uniranno altri due. Ma nel frattempo abbiamo Sean Frost. Eccezionale. Questo per un gusto personale perché Sean Frost l'ho usato nel 3, ma non ai livelli di questi signorini qua sopra. E mi dispiace. Scott Banyan, perché gli voglio dare un contentino. Shadow, diciamo che anche nel gioco non entra canonicamente in squadra, ma perché hanno messo anche quelli che sono entrati momentaneamente e quelli che sono apparsi anche alle selezioni dell'Inazuma Japan. Vabbè, Shadow è forte, ci sta, figo, è abbastanza figo come personaggio. Abbiamo poi Suzette Heartland, ma vicino a Victoria. Tachi Mukai.
il bellissimo Darren LaChance, come non metterlo nel leggendario. Io Darren lo prendo sempre per i fondelli, ma è un giocatore perfetto. Altro che Mark, Darren è la vera bomba. Sarebbe più forte Mark, ma Darren è rotto, quindi vince di default. Stiamo a parlare. Tsunami Josuke, Harley Kane, da solo, se lo merita tutto quel posto. Nel 2, nel 3 un po' meno. Ci vorrebbe una via di mezzo qui. Eccola. Sì, ma no. Perché vicino al leggendario, ma non è leggendario. Però è più di eccezionale. Beh, allora in questo caso, ecco. Così è meglio, eh. Già è diversa, eh. Assume tutto quanto un altro tono. Abbiamo Byron Love Aphrodite. Sì, ma no. Quindi si fa da solo. Oh, tu no, tu avresti tu dovresti avere una riga a parte come lo schiavo di Andre Link. Perché dovete sapere che questo bravissimo ragazzo è un giocatore che in Inazuma Eleven 3 ci ho fatto tipo 1000 gol, una cosa del genere, solo con lui, neanche con Axel, solo con lui 1000 gol. Perché ho giocato in Inazuma Eleven 3 giapponese troppo. Ho platinato quel gioco davvero. Quindi dovrebbe avere una riga a parte, ma lo metto in leggendario. Janus, non è Janus. Jordan Greenway, eccezionale. Davvero un bel giocatore. Stoutberg, ci sta. Caleb Stonewall, eccezionale. Con lui facevo sempre fallo in centrocampo. Qualsiasi tattica usassi, con lui era fallo. Bug, non lo so, sempre. Oh, anche uno scontro normale era fallo. Non so che dirvi. Abbiamo poi Hobbs, che mettiamo in... ci sta? Non è vero, mettiamo in figo. Lui tantissimo l'ha usato per attacco a lunga distanza. Archer. Leggendario, ma no. Quindi sì, ma no. E Sakuma Sanford, David Sanford. Mi piange il cuore, ma eccezionale. Lui usava il pinguino imperatore numero 1 sul 3, l'ho sfruttato un bel po', ma va così. Amici, questa è la mia tier list per quanto riguarda la Rayman 2 e la Inazuma Japan. Ovviamente ricordo che è soggetta alle preferenze personali e non a quelle della community. Questo penso sia chiaro. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Tornerò con altre tier list quando avrò voglia di farle, ovviamente. In descrizione trovate tutti quanti i link per Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi. E noi ci vediamo, ovviamente, domani con un nuovo video. Bye bye.